serve un ultimo sforzo ai pescaresi in un lunedì di Pasqua ancora una volta diverso, così come era stato del resto lo scorso anno, con una Pasqua e un lunedì blindati, con la gita fuori porto ovviamente proibita, con la riviera che è guardata a vista e con tanta gente che però non ha voluto rinunciare alla classica corsetta, così come è accaduto anche in altre giornate. Poi la Santa Messa e la passeggiata in centro. Siamo un lunedì di Pasqua deserto, sembra una cosa molto strana a Pescara in centro, siamo a Piazza Salotto, ma purtroppo dobbiamo essere attenti a quelle condizioni che ci hanno posto e naturalmente possibilmente rimanere in casa, però almeno una passeggiata al mattino intanto che non c'è nessuno la facciamo, dopodiché ritorniamo al chiuso. Più strano questo o quello dell'anno scorso? Ma è molto più strano questo che non quello dell'anno scorso, perché l'anno scorso non si sapeva e di conseguenza le reazioni sono state un po' più blande, si crede no ma non è vero, ma non è vero. Poi invece un anno di esperienza ci ha portato a capire che questa è una realtà di quelle che dobbiamo affrontare con molta serietà. Un lunedì di Pasqua diverso, cercheremo di viverlo in famiglia nel miglior modo possibile, cercando di divertirci con i nostri cari. Niente di possibile, niente, non si può andare in giro, anche l'anno scorso era così, diciamo che però ci si abitua a tutto. Effettivamente è passato un anno ma le condizioni non sono cambiate, speriamo che con i vaccini e con questa nuova ondata di bel tempo il virus si prenda 6 mesi di riposo per permetterci di riniziare a vivere in maniera normale come tutti dobbiamo sperare. Niente, di solito niente di particolare, in tranquillità a casa e riposo. E poi una santa messa. Certo, poi alla mia età non è che ci sia molta alternativa. Non è diverso, io vengo 3 volte alla settimana a correre, vengo 3 volte alla settimana a correre. Quindi non cambia niente? No, in linea di massima no. Corsetta? Corsetta, un po' di footing. Così si smaltisce meglio quello che si mangia. Quello che si può fare. Dopo un anno difficile però. Certo.